Cosa contiene il pledge che mi ha inviato la Ghost Galaxy? Quali saranno le chicche al suo interno? E il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? Come sarà cambiato dall'ultimo atto che ha visto le avventure dei forgiatori svolgersi tra gli abissi del crogiolo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente il tanto desiderato, ed oserei anche aggiungere agognato, ordine per sostenere la campagna di raccolta fondi per il rilancio di Keyforge, è arrivato Venti di Scambio, il sesto set del nostro amato gioco di mazzi unice al mondo, infatti ha fatto la sua comparsa sui tavoli da gioco, riaccendendo la passione che è stata fin troppo assopita di voler tornare a raccogliere ambre per forgiare le tanto desiderate tre chiavi, fonti di accesso per le cripte dove il sapere immenso è custodito. Quindi dopo più di un anno ho potuto stringere tra le mani ogni singolo elemento presente nel pacchetto che ho sottoscritto durante la campagna, mostrandovi quest'oggi cosa è giunto a destinazione. E magari, perché no? Aprendo anche qualche deck esplorando più da vicino il nuovo popolo apparso sul crogiolo, i Compact of Equidon. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno tutti gli articoli presenti nel pacco inviatomi dalla Ghost Galaxy dopo aver sostenuto la campagna di raccolta fondi per il rilancio di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Il Breaker of Chain ha visto l'arrivo di due playmat del nuovo set, uno a tema Marte raffigurante l'artwork della carta Genetic Blast e l'altro appartenente ai Sanctum raffigurante la creatura Battle Evangelist, tre deck personalizzati ai quali ho dato nome al momento dell'adesione al progetto di rilancio con i rispettivi tappetini che ne riporteranno a figura intera tutta la bellezza degli Arconti ai quali apparterranno. Tre box contenenti 12 unici ciascuno, per un totale di 36 deck pronti per essere giocati, due action figure che riprenderanno rispettivamente le sembianze del gorilla Nifol di Casa Selvaggi, che potrà essere posto sulla propria chiave di colore rosso a farne da base, e dell'ufficiale Moon di Casa Federazione Stellare, che possiederà nel suo caso la chiave gialla come piedistallo. Ed il peluche del Gruen Peloso, che assieme a queste ultime e alla statuetta di casa ombre presente nel rispettivo kit dedicato, hanno finalmente trovato posto tra gli scaffali della nuova postazione del canale. Niente male, vero? A dirvela tutta, già dal principio avevo dedicato. Quel posto proprio a quegli articoli, ma con i vari ritardi che ci sono stati nella spedizione ho rimpiazzato il tutto con la premium box di Mondi in Collisione e ha una carta handmade olografica full art del Worm Stabile… Beh, diciamo che così ha il suo perché. In più per chi ha sottoscritto unicamente il Turner of Key o il Breaker, nel pacco è stata inclusa anche la terza avventura multigiocatore intitolata Fall of the House Garmengeist, che vedrà un singolo forgiatore, fino ad un massimo di tre, addentrarsi nelle tenebrose sale della mansione infestata, cercando di porre fine al terribile ed antico terrore chiamato The Amalgamator che dominerà le mura dell'edificio. Riuscirete a fermare la musica del grammofono prima che sia troppo tardi? Scopriremo in un video dedicato come affrontare le insidie che la villa nasconderà. Inoltre, per ogni singolo obiettivo raggiunto sono stati sbloccati dei premi aggiuntivi, come ad esempio i token appartenenti ad una singola casata, a scelta tra le fazioni presenti nel set. Personalmente ho selezionato Federazione Stellare per avere la copia reale dell'Emberling che ho presentato in anteprima mondiale prima della partenza della campagna. Un unico chiamato I Saved Keyforge con riflessi dorati dedicati in versione limitata. Un piccolo assaggio di quello che si potrà trovare nel settimo set, intitolato Green Reminder, dove il buio e la paura scenderanno per regnare sovrane sul crogiolo. E due deck unchained che, a parte la loro caratteristica colorazione in bianco e nero, proporranno mazzi dove si potranno trovare sinergie bizzarre dedicate principalmente ad unici appartenenti a questa categoria. Da come avete potuto vedere ho già aperto qualche deck qui e là ed alcuni hanno trovato addirittura posto, ma voglio sbustarne tre assieme a voi per scoprire cosa ci attenderà una volta aperti i nuovi deck di venti di scambio. Signori, eccoci! Finalmente siamo tornati con un video su Keyforge, il sesto set Winds of Exchange o, tradotto in italiano, venti di scambio. Andiamo a vedere come è strutturata la scatola, questo box da 12 mazzi unici, a differenza delle versioni precedenti è molto più spoglio, molto più minimale. Abbiamo qui la, la linea tratteggiata che poi una volta vediamo di farlo, chissà se ci riuscirò, sicuramente sì, ecco qua, perfetto, si stacca qualcosa, si stacca qualcosa, no? Ecco qua, come potete vedere una volta aperto il box andrà... A far vedere tutta la scritta bella precisa quindi avremo un prodotto del genere in giro per le fumetterie che aderiranno al rilancio di questo meraviglioso gioco di mazzi unici. Qui abbiamo si sì, intanto si è staccato un bollino. Non so per quale motivo ah, è proprio fatto così: vabbè fantastico. Prendiamo questi tre deck che saranno i deck che apriremo in questo video. E continuiamo con, quindi li mettiamo un attimo da parte, continuiamo con l'analisi della scatola. Qui abbiamo soltanto la scritta Winds of Exchange, quindi il logo del set con A unique deck game by Richard Garfield, con il logo anche della Ghost Galaxy, qui dietro tutte le informazioni legali, come sempre, del caso. Qui abbiamo un Brobnar con... Tutto il resto, da quest'altra parte invece un Marte, grande ritorno di Marte signori. E poi dall'altra parte ecco, abbiamo una spiegazione e il nuovo kit per due giocatori, che in caso poi magari se riusciamo a reperirlo lo andremo a illustrare in un video dedicato. Eccoli signori, tre mazzi. Partiamo da questo qui. Partiamo da questo. E andiamo a vedere se troviamo per quanto riguarda gli Equidon che sono la nuova casata, già comunque lo avete sentito nella presentazione di tutto ciò che è arrivato, un attimo non voglio, perfetto, ottimo, uh attenzione, qui abbiamo un token di insondabili, sicuramente è un token di insondabili, intanto lo apriamo e vediamo un attimo cosa esce. Quello che vorrei fare è trovare un token di Federazione Stellare O per meglio l'Ember token di Federazione Stellare Che ho personalmente spoilerato in anteprima mondiale Ho qui anche la scatolina di tutti quanti i token presenti in Star Alliance Vi faccio vedere qual è l'Ember token No, devo andarlo ad aprire tutto e farvelo vedere Eccolo qui L'Emberling praticamente Eccolo qui Intanto facciamo un po' di ordine almeno ci raccapezziamo un attimo. Gli Emberling non possono raccogliere. però puoi spendere l'Emberling come se si trovassero all'interno della pila delle ambre per forgiare delle chiavi. Quindi, molto, molto forte. Vediamo un attimo se mi ricordo come si fa. Questo è Alfa, illusionista di Lente Rossa. Intanto, alla fine, ovviamente, non vi spoilerò cos'è che sarà uscito all'interno di questo mazzo. Troverete anche la lista. Sinergy anti synergy e partiamo, mettiamo qui 12 carte per casata per un massimo di 36 più una carta uguale a 37. E vediamo qual è la prima carta, signori di questo box. Furia indotta: XY Slash che fa post-combattimento, infligge due danni a una creatura e spostala su un fianco della linea di battaglia del suo controllore. Quindi partiamo subito con Marte. Alveare di cristallo, ottimo, Memrox il rosso, bellissimo, le carte del tuo avversario non possono uscire dai, tuo, dai tuoi archivi, molto molto bene, molto molto bene, ottieni un'ambra per ogni carta nei tuoi archivi, molto molto bene, questa, questa è veramente interessante anche perché hai Icona Pesca, quindi molto molto interessante come carta questa qui, molto molto interessante chissà se esce in doppia copia no, pistola a raggi marziana la conosciamo due pistola a raggi marziana dardo cerebrale addira una creatura nemica e sa cattura un'ambra dal suo lato bene, tipo una sonda di profondità però meno, meno potente propaganda ironix questa creatura ottiene post combattimento, post raccolto crea una pedina creatura ribelle ironix fantastico Schieramento, quindi può essere inserita all'interno della linea di battaglia ovunque si voglia. Gioco ripristina ogni vicino Marte del ribelle Ironix. Molto molto interessante. Addetto alle vasche Ironix, quindi ci sono anche questi tratti nuovi, gli Ironix. Vedete, Marziano Ironix, scritto qui. E quindi è interessante vedere come si espande anche l'impero marziano, che fino adesso... Conoscevamo, se non mi ricordo male, soltanto i provenienti da Nova Elax, che è per l'appunto la capitale di, di Marte, e non mi ricordo qual è quell'altra, chiedo scusa. Vediamo un attimo: Kaboom! Metti ogni creatura Marte negli archivi del suo proprietario, distruggi ogni creatura e ottieni tre vincoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mancano le ultime due. Raccolta: Metti uno dei tuoi archivi, una creatura non Marte amica e una creatura non Marte nemica, negli archivi. Basta. Poi, se quella creatura nemica esce dai tuoi archivi, mettila invece nella mano del suo proprietario. Molto bene. Anche un'ambra, insomma. Non contene un'accusa. Texel raggio scudo, più che conosciuto. E questa, signori, è una sezione Marte. Che personalmente non mi dispiace. Certo, non è fortissima, però personalmente non, non la butterei via. Vediamo adesso, e arrivano anche gli altri esploratori dello spazio, perché abbiamo visto Marte e ora... Andiamo con Federazione Stellare Guscio Speculare, questa creatura ottiene post combattimento post raccolto. Per il resto del turno ogni pedina creatura amica è una copia di questa creatura. Gioco crea una pedina molto bene. Molto molto bene. Collezionista Boren. Dopo che una miglioria è stata assegnata al collezionista Boren, ripristinalo. Rimetti nella tua mano una miglioria dalla pila degli scarti, veramente veramente ottimo. Spire di detenzione, questa creatura non può combattere. Bene. Ufficiale Datti Comune, l'abbiamo visto, l'abbiamo trovato, ce l'hanno mandato come statuetta. Capo Zitar, potenziamento 4-1, molto molto interessante. Guida amichevole, elusione, dopo che hai usato un vicino della guida amichevole puoi usare la guida amichevole. Bene, molto bene. Pir O, attacco propagato 3. Allora, attacco propagato... È praticamente un attacco, una propagazione. Ecco, prima si chiamava propagazione la parola chiave. Adesso è attacco propagato 3. Che cosa vuol dire? Che quando attacca: anzi, no, chiedo scusa: propagazione rimane, perché giustamente se è presente all'interno di azioni, la propagazione ci sta. Attacco propagato invece è una nuova parola che permette alla creatura di attaccare un qualsiasi bersaglio e fare tre danni ad effetto ai vicini, agli immediati vicini. Infatti qui c'è scritto quando questa creatura attacca infligge anche tre danni a ogni vicino della creatura attaccata. Davvero, davvero molto forte. Invece che come creatura, Piro può essere giocato come una miglioria con il testo. Questa creatura ottiene attacco propagato 3. Niente male, davvero niente male. Storia documentata, rivela fino a tre carte di case diverse dalla tua mano, archivia ogni carta rivelata in questo modo. 2, molto bene. Con qua vediamo anche il bonus cattura, operazione illecita, scarta due carte dalla cima del tuo mazzo, ruba un'ambra per ogni casa rappresentata tra le carte scartate in questo modo. Bene. Specialista Gutark, Gutrak, meglio, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, lui è una vecchia conoscenza e anche il navigatore Ali. È una conoscenza che ci ha accompagnato nei set precedenti, e adesso, signori, arrivano gli Insondabili. Vediamo: Ipossia distrugge ogni piedina creatura. Molto bene, magari due sarebbe perfetto. Niente, Avamposto Laguna Blu. Metti in azione una creatura amica in fondo al mazzo del suo proprietario. Se lo fai, esaurisci tre creature nemiche. <ride> molto, molto bene. Tira e molla: Rimetti ogni creatura nella mano del suo proprietario. Ogni giocatore scarta carte casuali dalla sua mano finché non ha sei o meno carte in mano e ottieni due vincoli scontro corrente esaurisci due creature e infliggi due danni a ogni creatura esaurita molto bene timoti il maledetto mentre controlli una pedina creatura il tuo avversario non può forgiare chiavi però crea una pedina creatura molto interessante disorientamento scegli una casa dalla casa dalla carta identità chiedo scusa del tuo avversario durante il suo prossimo turno il tuo avversario non può giocare carte di altre case è un controllare i deboli praticamente molto bene Hema il Bramoso, mentre Hema il Bramoso non si trova su un fianco, ottiene l'usione, gioco, cattura 3, mi ricorda qualcuno proveniente da casa Dis, di pressione abissale durante il prossimo turno del tuo avversario, le chiavi costano più 3 per ogni chiave forgiata posseduta dal tuo avversario. Bene, bene, bene. Lanciareti dei liska dorata, potenziamento, queste icone ok, fantastico potenziamento, due icone... Eh, cattura una l'ha segnata molto probabilmente a se stesso post raccolto esaurisci una creatura maelstrom lo conosciamo per chi ha giocato 2 per chi ha giocato dark tidings è una carta che comunque un attimo che sposto almeno vi faccio leggere meglio perché mi sono reso conto che c'ero io davanti costo nascosto dicevo maelstrom è una carta che per chi ha giocato dark tidings e per chi ha utilizzato molto la casata degli abissali conosce bene e poi costo nascosto con icona pesca scegli una casa, il tuo avversario scarta una carta casuale dalla sua mano, se quella carta appartiene alla casa scelta crea una pedina creatura. Molto bene signori, questa è Alfa illusionista di lente rossa, vi lascio qui la lista, questo è il token, il token pesce, distrutto infliggi due danni alla creatura nemica più forte con dietro... Un vademecum sui vari passaggi da tenere a mente quando si eh, innesca una parola chiave. E qui abbiamo qui vicino, ve la metto qui vicino, la grafica SAS, Sinergia anti dell'intero deck. Quindi, signori, dopo aver visto il primo, passiamo al secondo, passiamo al secondo mazzo della giornata di questo video. Riprendiamo il cutter, mettiamo un attimo in sicurezza il mazzo, altrimenti qua va a finire malissimo ancora prima di iniziare. Secondo deck di questo box di Winds of Exchange. Mettiamo un attimo l'immondizia lì dove deve stare. Molto molto bene Sanctum, Marte e Repubblica Sauriana. Bene, bene, bene. Interessante questo come mazzo, molto ciccione. Revin, il bionico istruttore della colonna. Molto bene. Allora, qua intanto facciamo una cosa. Mettiamo il, il arconte qui e qua abbiamo una recluta che è praticamente la pedina di questo mazzo. La potete anche vedere qui direttamente, è cambiata un po'. La, la grafica per quanto riguarda gli arconti, ma questa è una cosa che già vi avevo detto in un video precedente, che magari vi lascerò qui sopra. E iniziamo: Porta Stagna azione, scarta una carta non Marte dalla tua mano. Se lo fai, pesca una carta molto bene. Mermox il rosso, già lo abbiamo visto. Fortissimo Riverberatore Nisic per ogni vicino del Riverberatore Nisic. Per ogni vicino che il Riverberatore Nisic possiede, le chiavi del tuo avversario costano più 2. Questo mi sembra che da AOA, se non mi sbaglio, era presente. Navicelle del mistero. Rivela... Questo è praticamente l'assedio di Nova Ellas. Questo dovrebbe essere l'assedio di Nova Ellas, perché Nova Ellas in precedenza era una, um, un avamposto, una città sauriana. E poi c'è stata la battaglia di Nova Ellas, dove i marziani sono riusciti a prevalere e quindi a conquistarla. Tornando a noi, gioco rivela un qualsiasi numero di creature dalla tua mano, metti in gioco a faccia in giù come pedina creatura ogni creatura rivelata in questo modo. Bene, non vi diamoniaca iperconosciuta, 2 per molto bene, kaboom, l'abbiamo già visto, metti ogni creatura Marte negli archivi del suo proprietario, distrugge ogni creatura e ottieni tre vincoli. Mix altamente, le chiavi del tuo avversario costano uno in più per ogni creatura Marte amica in gioco. Molto molto bene. 2 non fa mai male. Raccolta, lo abbiamo visto prima. Due raccolta, molto bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultima carta di Marte, vediamo cosa ci viene. Il meditore Xantix. Carta proveniente da Aoa, se non vado errato. Ora vediamo, probabilmente Sanctum. Ed ecco qui: Anita la Mercante. Carta già presente in altri set. Chiamata all'azione: ripristina ogni creatura cavaliere amica. Molto, molto bene. Augure grigio. Ogni vicino dell'augure grigio ottiene post combattimento, ottiene un'ambra. Molto molto interessante. Gli spallacci. Predicatrice da campo, post combattimento, crea una pedina creatura. Bellissima comunque l'immagine di questa carta, è qualcosa di straordinario, guardate signori. Davvero davvero meravigliosi i Sanctum. Sempre, non hanno, non hanno perso il loro tocco affascinante. Gorm celestiale, Omni distruggi il Gorm celestiale e rimetti... Ogni altro artefatto nella mano del suo proprietario. Mm, sì, però, insomma. Shal è la protettrice, la conosciamo. Cassiel la benevola, con potenziamento ambra e doppia cattura, molto bene. Cavalier Pulta, questa è la mia carta preferita di sempre. Arma, quindi c'è un nuovo tratto, arma. Azione, la prossima volta che una creatura amica entra in gioco in questo turno, puoi farla entrare in gioco pronta in un qualsiasi punto della tua linea di battaglia. Però la prossima volta che una creatura entra in gioco in questo turno, puoi farla entrare in gioco pronta e con schieramento. Molto molto interessante. Vai, secondo cavalier. Niente. Chiamata alle armi. Va bene. Crea una pedina creatura. Se il tuo avversario possiede più ambre di te, archivia la chiamata alle armi. Richiesta di donazioni: gioco crea una pedina creatura. Essa cattura due ambre. Molto interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultima carta per Sanctum. Monaca Riverita. La Monaca Riverita riceve più due armatura per ogni suo vicino Sanctum. Beh, può diventare una 4-4 senza problemi. E ora, signori, siamo arrivati ai sauriani. Vediamo chi ci darà il benvenuto. Il Senatore Bracus, ovviamente. Andiamo avanti veloci: Casodonte, anzi, Caos Donte. Attacco propagato 3, molto forte. Precombattimento inflicito da. Infiggi però, eh? Non infliggi. infliggi tre danni a ogni vicino del Caos Donte. Eh, ok, c'era giustamente qualcosa di sbagliato. Interessi della città-stato: ottimo, perché se poi esce anche l'altra carta si balla. Ogni creatura amica cattura un'ambra. Vediamo se esce: eh. Imperatore Drusilla: mentre ci sono più creature nemiche che amiche, l'Imperatore Drusilla ottiene attacco propagato 4. Distruggi un'altra creatura amica quando giustamente entra in gioco, quindi un'altra creatura amica vuol dire che se lei è sola l'effetto non si attiva. Molto, molto bene. Orazione ispiratrice. Esalta una creatura amica, crea una pedina creatura per ogni ambra su quella creatura. Bene, molto, molto bene. Aquila, eroina solitaria. Omni, se ci sono più creature nemiche che amiche, cattura un'ambra. Armi ai plebei. Crea una pedina creatura e proteggila. Molto bene. Cancelliere Dexterus, posto raccolto. Puoi esaltare il vicino destro della cancelliere Dexterus e se lo fai per il resto del turno quella creatura appartiene alla casa Sauriani. Molto molto bene. Interessante. 2 per ottimo, anche con icona cattura. Carica soverchiante Distruggi ogni creatura con forza pari o inferiore a 4 e ottieni un vincolo. Molto molto forte. Colpo della falange che conosciamo bene, e infine reclutamento che dice Crea una pedina creatura. Se hai esaltato una cretina, una cretina. Mamma mia, signori, attenzione, eh? oggi proprio crea una pedina creatura. Se hai esaltato una creatura amica in questo turno, archivia e reclutamento. Mazzo non male, mazzo non male. Vi lascio come sempre qui la lista pronta per essere sbippata. Se volete, una recluta qui e qui vicino, come sempre. Il, il riquadro dove si va a vedere il sas e il valore che possiede questo deck e ora passiamo all'ultimo deck della giornata di questo video e vediamo cos'è che ci riserverà ovviamente io adesso vado a cercare vediamo eh, vediamo un secondo fatemi togliere il cutter altrimenti qua mi faccio male Ah, oh, ho un token sauriano, molto interessante il token sauriano, molto molto interessante, vediamo cosa fa perché non li conosco tutti, ovviamente a memoria conosco soltanto quelli che ho presentato, quello che ho presentato io e gli altri che mi sono arrivati di Casa Federazione Stellare, tutto il resto per me è completamente sconosciuto, quindi come sempre mettiamo RF che bacia la reazione della tomba. Mamma oh, mia. Da una parte, in alto a destra, e qui abbiamo il Milite. Forza varia 5, post combattimento, post raccolto, esalta il Milite. Beh, non è male, eh, non è male per niente. Immaginate questo al deck di prima, insomma, beh, pesantino, pesantino. Casate, Sanctum, Sauriani e Stellari. E partiamo subito con Sanctum, sicuro, eccolo qua, maestro elemosiniere. Schieramento provocazione, ogni vicino del maestro e l'emosiniere cattura un'ambra, molto bene. Augure grigio, l'abbiamo visto prima. Muraglia di Edroth, ce la portiamo dal primissimo set. Luce perenne, gioca una creatura Sanctum dalla tua pila degli scarti in un qualsiasi punto della tua linea di battaglia. Questa è forte, questa è forte veramente. Spallacci la conosciamo benissimo. Gorm Celestiale lo abbiamo visto prima. Shal, la protettrice, stiamo andando abbastanza tutti contro tutti, fantastico dal set precedente. Destriero appariscente, bellissimo. Questa creatura ottiene provocazione, gioco, sposta quella creatura in un qualsiasi punto della linea di battaglia del suo controllore. Forte 1 2 3 4 5 6 7 8 9, molto molto forte il destriero. 10 2, addirittura ottimo, veramente ottimo, da meno un terzo e sono felice, niente, manovra a trenaglia e vediamo l'ultima carta di casa Sanctum, intanto vediamo manovra tenaglia che fa. Gioco ogni creatura sanctum su un fianco, cattura due ambre dal suo avversario. E qui abbiamo punizione: se ci sono più creature nemiche che amiche, distrugge una creatura nemica. Molto, molto interessante questa sezione Sanctum. Molto, molto interessante. E adesso andiamo con i sauriani. Bene, Brutodonte Inferocito devi distruggere una creatura amica per poter usare il brutodonte inferocito, gioco pesca, anzi crea una creatura pedina interessi della città stato, ancora ogni creatura amica cattura un'ambra orazione ispiratrice, l'abbiamo vista prima, molto molto forte, oratore hissaro con schieramento ripristina i vicini dell'oratore hissaro ed esalta lì, per il resto del turno quei vicini appartengono a Casasauriani, molto molto forte, paraguardiano che lo conosciamo dal terzo set, Mondo in collisione. Aquilia, Eroina Solitaria. L'abbiamo vista poco fa. Armi ai plebei. Bellissima questa carta è fantastica. Ballistego, bellissimo il ballistego. Mentre ci sono una Ambre o più sul ballistego e ottiene attacco propagato 3. Bene, puoi esaltare il ballistego. Quindi appena entra, fa danni subito. Poema epico, esalta una creatura amica, ottieni un'ambra per ogni ambra su quella creatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Faustus il Grande. Lo conosciamo. 2 Faustus il Grande. Ultima carta di casa, Sauriani. Vediamo chi è: Colpo della Falange. Tutte carte che, comunque, per chi ha giocato i set precedenti, conosce abbastanza bene. Adesso arrivano i Federati, Distintivo di Unità. Questa creatura appartiene alla casa Federazione Stellare in aggiunta alle sue altre case. Molto interessante. Collezionista Boren, lo abbiamo visto prima, ottimo. Spire di detenzione, perfetto. Landers... Beh, crea una creatura pedina, distruggi Landers. Per il resto del turno puoi usare le pedine creature amiche. Molto, molto interessante davvero. Guida amichevole, l'abbiamo visto prima. Storia documentata, niente male. Allarme rosso. Un mastev, ottimo. Operazione illecita, quindi abbiamo anche la bratta. Scarta due carte dalla cima del tuo mazzo, ruba uno per ogni casata, questo l'abbiamo visto prima, mi sembra il primissimo mazzo. Capo esploratore, eh, eh ora, Corigir, Corigir. Non so dove va l'accento, però Corigir, chiamiamolo così. Gioco, post combattimento, post raccolto, crea una pedina creatura, molto bene. Lavoro di squadra, crea una pedina creatura, se ci sono più creature nemiche che amiche, archivia il lavoro di squadra. Forgiare un'alleanza, la conosciamo. Ultima carta, signori, navigatore, ali. Che non è assolutamente male. Non è assolutamente male in un mazzo del genere. Intanto, qui riportiamo, come sempre, la lista del mazzo e il suo corrispettivo token, qui, lista SAS e qui abbiamo signori tre mazzi che sono effettivamente molto molto interessanti. Ora, io non conosco il SAS sinergi anti di ogni singolo mazzo, perché giustamente, mentre sto registrando, non li sto controllando. Li controllerò in un secondo momento. Un secondo, fatemi cercare. Eccola qui l'altra lista. E quindi abbiamo questi tre deck: Marte, Federazione Stellare, Insondabili, Marte, Sanctum, Sauriani e Sanctum, Sauriani e Federazione Stellare. Che insomma, per uh, i primi tre mazzi che sono stati trovati, non sono poi una. un qualcosa di. prettamente negativo. Mi piacerebbe giocarli. Sicuramente lo farò, anche perché. Molti stanno, mi stanno chiedendo di chi e del suo ritorno, quindi adesso abbiamo oltre che il box che ho aperto, altri due sigillati che utilizzerò molto probabilmente per eh, organizzare dei tornei qui nella zona con la fumetteria Grande Inverno. Vi lascerò il link in descrizione. E abbiamo questi tre mazzi iniziali, magari. Poi dovrò vedere anche se saranno buoni per un'eventuale Alliance, perché ogni casata è potenzialmente micidiale per essere unita ad altre. E quindi creare un mazzo unico che può dire la sua in un formato come l'Alliance, che è stato per l'appunto creato dopo che la Ghost Galaxy ha rilevato il progetto Keyforge dalla Fantasy Flight Games. Quindi, signori, questi sono i tre mazzi che abbiamo aperto quest'oggi. Molto probabilmente ce ne saranno altri su Instagram, vi lascerò i link in descrizione, seguitemi anche lì. E passiamo alle conclusioni. Di certo, Winds of Exchange porterà molti cambiamenti al gioco, interessanti dal punto di vista dinamico. La nuova meccanica dei token è davvero ben pensata, e non mi sorprenderà vedere in azione alcuni unici appartenenti a questa espansione durante i tornei locali o in eventi di caratura maggiore. Una cosa comunque c'è da dirla: Keyforge sta. Piano piano riacquistando forze. C'è stato il Voltura a Firenze che ha registrato numeri molto importanti, nuovi giocatori si sono uniti alla community e molti altri arriveranno. Perché ne sono certo? Perché Keyforge rappresenta, opinione strettamente personale, il portale di accesso a ogni singolo gioco di carte collezionabili. Perché nessun altro, nessuno. Può vantare il fatto che, una volta aperta la scatola che conterrà il deck, si potrà iniziare un match senza aver bisogno di altro. Quindi, per chi si sta avvicinando all'universo dei TCG, consiglio di dare una chance a Keyforge, anche perché ha uno stile di gioco che mi ricorda molto un altro titolo del momento, ovvero L'Orcana provare per credere. E voi avete mai calcato le sconfinate lande del Crogiolo andando alla ricerca delle cripte che nascondono il sapere supremo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.